Questo è un frammento tratto dall'ultimo lavoro di Luca Arcidiacono, La Stanza Rossa. Regista e sceneggiatore, Luca Arcidiacono è originario di Giarre, ma dal 2011 vive a Roma, dove sta proseguendo gli studi magistrali dopo aver conseguito nel 2014 la laurea triennale in cinema. Parliamo di come nasce la passione per la cinematografia. Diciamo nasce soprattutto dall'osservazione, nel senso mi ha sempre affascinato poter raccontare qualcosa attraverso la mia, la mia versione dei fatti, come io le vedo, no? e quindi mi piaceva anche da piccolo passeggiare per Giar, osservare le cose e andare a scrivere. Poi, dalla scrittura, piano piano, andando al cinema, ho visto che c'era qualcosa di affascinante. No? All'inizio sembravano essere gli attori, invece poi ho scoperto che c'era tutto un mondo dietro. Quindi mi sono avvicinato al teatro. Poi al cinema e ho iniziato a, a scrivere per immagini e lì ho capito che era, avevo colpito nel segno. Poi è partito da un genere specifico, poi è rimasto quello oppure si è, si è evoluto e diciamo, ha scelto altri generi? No, mi piace variare, nel senso che credo di raccontare quasi sempre le stesse storie, però attraverso generi diversi. Quindi ho iniziato toccando la commedia, poi il dramma, il thriller, l'horror. Ecco, diciamo l'unico limite sono stati soprattutto i soldi finora. Ma mi è sempre piaciuto variare. Sta continuando ovviamente a studiare, quali sono le collaborazioni più importanti? Eh, sì, diciamo gli studi che ho fatto a Roma in cinema mi hanno permesso poi di entrare in alcune società come Catley, alla Rai. Per cui, eh, affrontare sia come casting, come assistente alla regia, anche come regista, prendomi una mia piccola società, alcuni film come Lasciati andare di Francesco Amato con Toni Servillo, eh, Moglie e Marito con Kasia Smutniak e Fabino, Don Matteo, La nuova stagione. che... Andrà in onda breve, Un Passo dal Cielo, l'isola di Pietro e così via. Quindi diciamo, questo mi ha permesso anche poi di finanziarmi cose mie attraverso una piccola società, la Jules Production, che ho aperto due anni fa e con cui produciamo cortometraggi, spot, videoclip. Formatosi in regia e sceneggiatura cinematografica con corsi e workshop curati da registi quali Sergio Rubini, l'aiuto regista Ciro Scognamiglio, lo sceneggiatore Marco Pettenello e la Scuola Holden di Torino, lavora dal 2014 come casting e assistente alla regia per società quali Cattleya, Pupkin, Ascent Film, Groenlandia, Luxvide. E nel 2016 ha lavorato anche come co-sceneggiatore e primo aiuto regista per il film film Malarazza per la regia di Giovanni Virgilio che è uscito al cinema lo scorso novembre. Il 9 novembre è uscito qui in Sicilia a Catania, ma anche in tutto il resto d'Italia, un film si chiama Malarazza, di cui ho curato la sceneggiatura insieme al regista Giovanni Virgilio, un film con Stella Egitto, Paolo Briguglia, David Coco e ha avuto anche una buona risonanza a livello eh, nazionale. È stato molto divertente perché lì per la prima volta oltre a scrivere chiaramente il copione di un film è un'impresa abbastanza ardua o Curato la, la, ero il primo aiuto regia, quindi abbiamo girato per due mesi in luoghi abbastanza importanti. Eravamo nella Catania, eh, quella più calda, quella di Librino San Berillo, perché era un, un, una storia, che, una gomorra siciliana, quindi una storia eh, come dire, molto partecipata ecco, sotto vari punti di vista. Quindi, ecco, è stata sicuramente una delle esperienze più calde della mia vita finora. qual è stata la risposta del, del pubblico? Altrettanto calda, nel senso che la critica ha letto molte cose interessanti nella storia, anche più, come spesso capita, di quelle che uno va a scrivere. Per me è stata interessante perché erano ambienti e... e e, diciamo tipologie antropologiche che non avevo mai avvicinato e eh, di cui non mi sento far parte, e quindi ho dovuto proprio affrontare uno studio per avvicinarmi a quel tipo di, di, di linguaggio, di testo, recuperare tutto il siciliano eh, profondo, perché è un racconto praticamente raccon in siciliano stretto, quindi era proprio difficile da, da, da gestire. Però il pubblico, al pubblico è piaciuto. Non so come lo hanno accolto in paesi come Bergamo Milano, cosa possono aver capito visto che non c'erano i sottotitoli, però. I nostri padri hanno costruito l'impero. Peccato che qualcuno nel tempo non è riuscito a tenersi sul lossetto. Tu sei mala razza. Un rispetto è la prima cosa. a prima. In questo quartiere più ci resti più ti mangia. Carosi, ma ti stiamo fanno un caso. Ma, ma Io non me la voglio andare da qui. Ma perché? E non lo vuoi vedere il mondo? Ti fai un viaggio con tua madre e poi magari ritorni. riconoscimenti più importanti. Eh, diciamo l'ultimo cortometraggio ci, ci sta facendo felici nel senso che ha vinto come best thriller ai Los Angeles Film Awards è arrivato in finale in un altro festival in Colorado è candidato ai Davide di Donatello 2018 quindi siamo contenti, poi qualche altro cortometraggio ha partecipato sia quelli più vecchi che ho girato proprio a Giarre qualche anno fa in alcuni festival locali qualcun altro ha vinto come miglior attore il Confine in un festival, insomma girano parecchio, per fortuna in Italia c'è una grande produzione di festival, quindi tante possibilità. Cosa ama raccontare soprattutto Luca Arcidiacono? Eh, tante cose, nel senso che. Mm, ehm... Io mh, credo fortemente che ogni, persona, che ogni persona, abbia una maschera e che ogni maschera abbia un suo perché. Questo lo racconto nell'ultimo corto, ehm, la Stanza Rossa è in forma di thriller, eh, soprattutto un thriller che tocca la cronaca nera, però mi piace anche raccontarlo, per esempio, nei rapporti umani. Eh, io credo fortemente in una generazione, quella dei nostri padri, che, dei miei, eh, che, no, che non riesce per via di cose, anche per un sistema politico degli ultimi vent'anni, a lasciarci in mano qualcosa di solido e quindi una nuova generazione, cioè la mia che ho 25 anni, che deve ricominciare da capo. E quindi mi piace raccontare questo, mi piace raccontare la solitudine eh, di, di questi animi che, che si muovono e non sanno un po' che strada percorrere. No? E questo mi è piaciuto farlo anche in forma di, di, di racconto sentimentale, quindi nelle storie d'amore dove eh, si, si tende anche a mitizzare qualcun altro proprio perché mh, si ha la voglia che quella persona sia qualcosa che poi in realtà non è, così come la, la, la nostra Italia che spesso vorremmo che, che fosse qualcosa che purtroppo non è. Dal 2016 Luca Arcidiacono fonda la Jazz Production, una piccola società romana che si occupa di produzione di cortometraggi, spot e videoclip. Il suo ultimo cortometraggio, La Stanza Rossa, è distribuito dalla Premier Film ed è attualmente entrato in produzione il suo nuovo cortometraggio, Aggrappati a me, da lui scritto e diretto. Quali sono i progetti futuri? Attualmente eh, mi stanno finalmente finanziando un primo cortometraggio che girerò a Roma il prossimo marzo-aprile. Eh, Aggrappati a me, tocca, è una commedia che tocca la tematica della sindrome di Down, per sdoganare un po' di cliché. Attorno a questa, a questa sindrome, eh, partirò a gennaio di nuovo come casting per la RAI e per un film, un horror tutto italiano di cui curerò i, ca i casting. E sto scrivendo insomma vari progetti, lungo e cortometraggio e sempre alla ricerca di soldi. In chiusura, cos'è cos per lei il cinema? Beh, il cinema è il modo in cui riesco a comunicare, nel senso che la, la, una delle cose più belle che mi è accaduta è quando ho proiettato un, un mediometraggio a giarre diversi anni fa, si chiamava Il Tempo Che Resta, una delle mie prime prove, e una persona venne da me a fine spettacolo. Io in quel caso raccontavo tra l'altro di sentimenti che sentivo dentro storie che non avevo assolutamente vissuto. Questa persona si è avvicinata a me e piangendo mi disse semplicemente grazie. Ecco, per me è questo, eh. cioè, questo è il ringraziamento più grande: riuscire a costruire qualcosa di assolutamente finto, che però tu che lo vedi, voi che lo vedete, lo percepite come vero, anche solo dentro un sentimento, un'emozione. Questo è il ringraziamento più grande, il motivo per cui lo faccio. E parlando appunto del sentire, nel suo sentire si è modificato qualcosa? Sì, fortunatamente si cambia, si cresce, si cresce più che si cambia. Sì, chiaramente io scrivo, invento cose da quando sono piccolo, piccolo e quindi. È chiaro che poi, grazie anche agli studi, allo spostarmi sei anni fa a Roma e quindi mi ha aperto a una metropoli totalmente diversa da me e da chi mi stava attorno, questo mi ha permesso di, di crescere e di avere una concezione anche più profonda e di poterlo raccontare in modo più profondo, non solo a livello proprio tecnico, ma anche a livello di, di strutture narrative, di personaggi, di sapermi esprimere meglio e quindi. Chiaramente il racconto diventa più profondo e arriva anche in modo più stratificato, tanto a un bambino quanto a un adulto. Io non so cosa dire. Ci siamo allontanati, come barca alla deriva. Ma non so perché. Il tempo scorre inclemente, e ci caricano i fanni che ci soffocano la felicità. Ma possiamo tornare ad essere qui da un tempo. Possiamo anche grabarci i nostri ricordi prima che ci scivolino fra le mani.